Parliamo con mister Luciano De Paola. Allora, mister, partenza da handicap, poi se hai visto il solito pergo, un bel pergo. Un bel pergo, è una squadra che gioca bene, è una squadra che gioca a calcio, sa sempre cosa fare in mezzo al campo, l'equilibrio. Oggi il bomber all'inizio ha cercato il gol a tutti i costi, poi è riuscito a fare due gol clamorosi, molto belli. Sono contento per tutta la squadra, per la crescita di tutti i ragazzi, ma in modo particolare per lui, perché se un'annata così si è meritato questa vittoria, perché adesso, sai, lui è l'attaccante più prolifico della Serie D, quindi vincerà sicuramente un premio e forse gli costerà una cena perché si deve pagare qualcosa da mangiare a tutta la squadra, insomma. Invece, tornando alla partita, hai fatto giocare tanti ragazzi, tosi il 2002 su tutti. Come ti è sembrato lui? Come ti sono sembrati gli altri? Bene, bene. Tosi ha giocato con grande serenità, ha giocato. Noi eravamo abituati a vedere Villa, ma però ti devo dire che secondo me è un giocatore che può crescere, perché innanzitutto sa stare in campo e poi gioca con una semplicità incredibile. Nel calcio i giocatori forti sono quelli semplici e lui è un giocatore che può solamente crescere, come è cresciuto Morello e come possono crescere anche tutti gli altri che hanno giocato oggi. Morello non è più un giovane. Oh, io dopo, mi sembra che dopo la seconda partita gli ho detto: guarda che tu per me sei un vecchio, come un vecchio Villa, uguale, la stessa cosa. Pronti per i playoff? Sì, sicuramente, sicuramente. Noi giochiamo sempre, da quando sono arrivato io, questa squadra ha sempre lottato per vincere, sempre. E la nostra mentalità è, nella vita ci sono due strade, uno può essere anonimo o protagonista. Noi abbiamo scelto di essere protagonisti e si diventa protagonisti solo vincendo. A proposito invece del futuro, oltre i playoff, hai già parlato con Cesare Fogliazza, avete stabilito almeno un calendario di quando parlare per il prossimo campionato? Io non ho parlato con Cesare c'è un rapporto stupendo, come c'è un rapporto con tutti i miei compagni, addetti ai lavori, quindi i miei collaboratori, è un rapporto stupendo penso anche con la città, con voi giornalisti. Alla fine nella vita parlano i fatti, io sono un uomo di fatti, non di chiacchiere, quindi poi se domani il Presidente deciderà di continuare con me, io sono ben felice. Se non decide ci stringiamo la mano e se magari il prossimo anno è in difficoltà mi richiamo.